La prima sensazione che ho avuto entrando in Expo è stata quella che avrei dovuto camminare tanto. La seconda sensazione, visitando un padiglione, è stata quella che avrei dovuto osservare tanto per comprendere e conoscere culture differenti dalle mie. Piedi ed occhi, terra e cielo, da qui è nato il nostro progetto. Through our eyes, on our feet, Expo 2015, Milano, i grandi eventi del mondo. Un aggettivo secondo te per descrivere Expo, qual è? Istruttivo. Expo è strabiliante. Colorato. How can? Universalità. Exciting. Snervante. È digno di vedere. Ho visto piedi che sostenevano giovani ed anziani durante le lunghe code per visitare un padiglione. E ho visto occhi emozionati dallo spettacolo serale e dei mille colori dell'albero della vita. Lì ho percepito la vera forza, il vero elemento, la vera energia che può unire piedi ed occhi, terra e cielo, l'osservare e il camminare. Un semplice sorriso. Perché alla fine Expo è stato sì un evento mondiale, ma i veri protagonisti sono state le persone che ci hanno insegnato che solo camminando attraverso il mondo ed osservando il cielo che cambia potremo avvicinarci al mistero dell'uomo. In America del Nord, in America del Sur, Africa, Oceania, Europa y Asia, si termina el tour. Existen las condiciones para una alimentación que no tenga un ser humano muerto por desnutrición. Aunque me cueste imaginar que mientras muchos se atragantan en otras partes del mundo, hambre y sequía aguantan. Existen basureros que reciben mejor comida que los estómagos de niños.